Da Fabio Camillacci, un altro capitolo di crimini e criminologia. Cambiamo argomento rispetto alla chiave di volta, soprattutto rispetto al tema principale, portante di questa puntata, ovvero alla strage di Erba. Perché adesso apriamo il nostro osservatorio speciale sui crimini di guerra che stanno emergendo. Purtroppo ogni giorno abbiamo delle notizie drammatiche in merito alla guerra Russia-Ucraina, a quelli che sono i crimini di guerra commessi dai russi in Ucraina. Possiamo vedere il nostro osservatorio che presentiamo così, osservatorio sui crimini di guerra, grazie soprattutto al lavoro della corrispondente dall'Ucraina, Irina Gulei. Buonasera e bentornata a Crimini e Criminologia. Buonasera Fabio, buonasera a tutti. Questa sera non da sola, perché c'è anche il supporto per cercare di capire di più cosa spinge l'uomo a simili orrori, il supporto della psicoterapeuta e giornalista, la dottoressa Barbara Fabroni. È un bel ritrovato speciale, perché forse, se non ricordo male, è l'esordio per questa nuova stagione di Crimine e Criminologia per lei. Esatto. Buonasera Fabio, buonasera anche alla sua ospite e a tutti i telespettatori. Buonasera. Sì, esordio perché la stagione scorsa, così come Michel Maritato, è nostra opinionista fissa, nonché da psicoterapeuta, poi ci aiuta a capire tante cose. Però partiamo con, è brutto dirlo, gli orrori del giorno, che non sono proprio di oggi, alcuni sono di ieri. Irina, partiamo da quello che è accaduto a Kharkiv. Io poi ti chiedo venia sempre per le mie pronunce, che ovviamente non sono ucraine. Cos'è accaduto? Allora, Kharkiv, la regione di Kharkiv è la città che si chiama Kupiansk. Da lì cercavano uscire le macchine con i civili. Tra questi civili c'erano le donne, c'erano i bambini. Per essere precisa, tra ormai le vittime, perché tutti quanti sono stati uccisi, sono stati bruciati vivi con i colpi di razzi. Allora, tra 24 corpi che hanno trovato, ci sono 13 bambini. 13 bambini innocenti che cercavano lasciare questa città per cercando il posto sicuro. E invece è successo questo, abbiamo 24 corpi vicino a Kupian. E allora questo è successo proprio ieri. Allora abbiamo questa tragedia, ma poi, poi dobbiamo dire che proprio ieri è Queste stato intanto sono le dichiarato. immagini di Kharkiv, Irina. Sì, questo è proprio questi corpi di cui adesso sto parlando. Tra quei corpi c'è anche una donna che è stata incinta, cioè 13 bambini e anche questa donna. E allora questo sì, è successo nella regione di Kharkiv e dobbiamo dire che proprio ieri è stato dichiarato il giorno di lutto per quello che è successo a Zaporizhia. A Zaporizhia, in un mercato delle automobili, lì di solito da lì partivano le colonne, Eccolo. con, sì, eccolo qua, con la gente che cercava di entrare nel territorio occupato dai russi, perché loro volevano prendere le loro famiglie o le loro sì, famiglie che sono rimaste lì. Per diversi casi, qualcuno non voleva lasciare la casa che costruiva, per esempio, per tutta la vita, qualcuno non aveva possibilità fisica di lasciare adesso questo territorio occupato e quindi questa gente cercava di arrivare lì per prendere i suoi cari, però con un razzo sono stati uccisi 30 persone. E insomma, tra i feriti, cioè insomma, sono stati feriti e uccise 118 persone, tra cui ci sono anche i bambini. È una tragedia,
diciamo, una dei più grandi che noi abbiamo avuto durante questa guerra. Così tanta gente è stata uccisa proprio con un colpo di razzo. E i russi sanno che da lì devono partire, cioè loro fanno questo di tanto in tanto. Partiscono proprio da questo posto, da questo mercato delle automobili, e loro sanno che lì si trovano i civili. Vanno a colpo sicuro, per così dire, no? Sanno che. Sì. Ecco, però prima che vai avanti con il racconto, perché poi dobbiamo spostarci, amico Laif, per un altro orrore, chiedo alla dottoressa Barbara Fabbroni, che abbiamo inserito in questo spazio oggi, in questo osservatorio sui crimini di guerra, ma è chiaro che certe cose, studiando la storia, leggendo la storia, le ritroviamo andando indietro nel tempo, però. Pensavamo che nel 2022 non dovessimo assistere più a queste situazioni che ci riportano a quelle che sono state, no, le guerre balcaniche, gli orrori, la pulizia etnica a proposito, dei conflitti tra i vari stati dell'ex Jugoslavia, andando ancora più indietro nel tempo, le rappresaglie naziste dopo l'8 settembre del 43. Possibile, l'uomo non evolve in questo senso, dottoressa. Cosa spinge un uomo a fare quello che abbiamo visto? Beh, ha detto bene lei, Fabio, pensavamo, ma purtroppo pensare non cambia la situazione, nel senso che il genere umano di fronte a un conflitto, a un evento tipo questo, cioè a una guerra, mette in atto tutto quello che è, voglio dire, la propria storia, ma anche il proprio vissuto. E quindi laddove all'interno di un gruppo di persone e all'interno di un'etnia, oppure c'è la volontà comunque di portare avanti quella che è la propria idea, l'aggressività diventa inarginabile. E questo ne è l'esempio, cioè questi crimini di guerra che vediamo adesso in questi 7 mesi di guerra, è l'esempio di come un'aggressività verso l'altro, per poter difendere o per poter riprendersi il proprio territorio, almeno questo nell'idea di chi ha attivato il conflitto e chi lo subisce, comunque crea situazioni di questo tipo, per cui non si guarda chi è la vittima, ma le persone viaggiano solo ed esclusivamente rispetto a quella che è la propria idea di poter riprendere quel territorio, di poter essere la persona forte che comunque gestisce la situazione. E questo è veramente drammatico, anche perché, come ha citato lei, nel corso della storia siamo, voglio dire, abbiamo studiato, abbiamo visto, alcune persone hanno anche vissuto l'ultimo conflitto bellico mondiale degli anni 40, in cui veramente, insomma, lì di crimini di guerra ne sono stati compiuti tantissimi, ma in ogni guerra che sia ripresentata da quel momento questo accade. Ciò sta a significare che il genere umano, di fronte a situazioni di questa portata, mette in atto e comunque tira fuori quella che è la sua natura aggressiva per difendere, come dicevo prima, il proprio territorio e la propria ideologia, giusta o sbagliata che sia, però questo è quello che è l'attaccamento a quell'ambiente. Se noi pensiamo ai primissimi conflitti che sono accaduti a livello storico, ma dobbiamo veramente andare indietro di migliaia di anni, cioè ci rendiamo conto quanto poi alla fine il vero conflitto è nato solo ed esclusivamente per poter difendere quello che era il proprio territorio nel momento in cui c'era comunque un potere da un punto di vista di bene, di possesso. Per cui il possesso è quello che innesca anche questa modalità comportamentale aggressiva in cui non si guarda se c'è un bambino, una donna incinta, un gruppo di civili. L'unico intento è quello di riprendersi quel territorio che pensiamo che sia nostro. E allora torniamo agli orrori che ci racconta in questo spazio di crimine e criminologia per l'osservatorio sui crimini di guerra Irina Gulei, perché dobbiamo anche ricordare quello che invece è successo a Mykolaiv. Non solo crimini di guerra, ci sono anche altre cose da evidenziare. Sì, allora vediamo le vittime, però di solito non vediamo anche adesso con tutti questi crimini attorno, di solito non vediamo questo guaio che sopravvive la famiglia. Sì,
lo vediamo tanto, però con questa, per esempio, colonna di cui ho parlato prima, sappiamo solo che ci sono queste cifre, però non vediamo questa sofferenza di famiglia. Invece a Mykolaiv ci hanno fatto vedere questa sofferenza del papà sopra il corpo di suo figlio. Non è qua, questo è ancora Kharkiv, però c'è un altro video dove vediamo, c'erano tre vittime a Mykolaiv quando eccolo Questo? qua. Sì. Sì, quando un razzo ha colpito la fermata di trasporto civile degli autobus. Vediamo il papà sopra il corpo di suo figlio nel centro di città. E anche qua vediamo che lì non c'era nessun miro militare. Cioè, non c'era Era un un obiettivo militare, tu vuoi Sì, dire, no? obiettivo, sì, Proprio obiettivo militare. gratuito. C'era una fermata civile dove c'erano i civili. Allora vediamo questa tragedia di una famiglia con il papà che piange sopra il corpo di suo figlio. Ecco, questo vediamo queste immagini, però noi possiamo parlare non solo di queste cose o di questi crimini ovvi, ma anche quello che, per esempio, a Kupiansk, di cui abbiamo già parlato, hanno trovato un'altra camera di torture. Anche di questo, anche questo è un caso difficile anche da parlare, perché lì hanno trovato le stanze piccolissime di 12 metri quadrati dove i russi tenevano da 20 fino a 40 persone, poi li torturavano e li hanno trovato queste cose da torture, li picchiavano li picchiavano senza pietà, anche rompevano le mani, le dita. E strappavano le unghie. Allora, è proprio di quello parla la polizia che ha indagato anche i testimoni. E allora anche questo di quello deve rispondere qualcuno, però da adesso come li troviamo tutti, come li puniamo e come deve succedere tutto quello, cioè questa Come sì, la giustizia, Parli di quello che è come il lavorerà? Tribunale Internazionale dell'Aia, no? Sì, sì. Vedemmo Milosevic a proposito delle guerre balcaniche, no? La pulizia etnica. Criminali di guerra furono processati, senza tornare indietro a Norimberga, al processo ai protagonisti del Terzo Reich. Però quello che vuoi dire è quello che ti avrei chiesto anche io, cioè che mi sono chiesto, saranno puniti questi responsabili per questi crimini di guerra? Questo è chiaro, no? Lo dovremo Sì. vedere, aspettare di capire. Ma che cosa può accadere? Ora ti faccio una domanda più politica. Dopo queste annessioni farsa volute da Putin, decise da Putin, perché in tanti parlano di un rischio terza guerra mondiale, soprattutto il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha detto se l'Ucraina entra nella NATO diventiamo co-belligeranti. Cioè, cosa dobbiamo attenderci? Putin è l'obiettivo, diciamo sentendolo parlare, sembra averlo raggiunto, no? In quelle annessioni. Però l'escalation continua, purtroppo. Beh sì, però anche se abbiamo chiesto di essere membri della NATO, Stoltenberg ha risposto che non decide lui, prima devono decidere tutti i membri. Però Sì, e tra il tutti i membri processo è lungo, abbiamo... no? Peraltro Erdogan si è opposto, quindi c'è tutto un No. processo lungo da... Sì, e poi ci sono anche quelli che non mi pare che possano sostenere il nostro desiderio. Allora, sì, è un processo lungo e non lo vedo che, cioè, come ha detto Stoltenberg, ci vuole tempo.
Per questo. Quindi con la NATO mi pare che comunque dovremmo aspettare, perché anche in quella situazione che abbiamo noi adesso non è facile diventare i membri della NATO. Adesso No, abbiamo visto infatti, tutto. così come per l'adesione all'Unione Europea, cioè processo lunghissimo. Ecco, e anche se Zelensky ha chiesto questa procedura accelerata, non significa che ci organizzeranno subito così Certo. come lo chiediamo. Però l'Ucraina ha ottenuto dei risultati a livello militare importanti. Cioè, comunque ha messo in fuga i russi in più zone. Sì, questo, cioè abbiamo preso la città molto importante che si chiama Liman, nella regione di Donetsk, che è proprio un posto dove i russi. Dove i russi portavano sempre e hanno ricevuto tante munizioni per proseguire nel fronte del sud e anche dell'ovest. E allora abbiamo ripreso questa città e quindi controlliamo ormai adesso tanti territori, abbiamo sì cacciato i russi. Io seguo anche le medie russe, cosa dicono, come reagiscono. Sì, sempre adesso i media russi dicono che perché diamo così i nostri, dicono loro, i nostri territori, perché li lasciamo, perché Putin non reagisce e sempre parlano, ovviamente, delle munizioni nucleari, dell'arma nucleare. Anche sappiamo che tanti politici dicono di quel russi che, noi, che vogliono che Putin usi quell'arma nucleare. E poi anche leader ceceno ha chiesto di Putin di usare Ecco. arma nucleare in Ucraina. Ma sono dichiarazioni. Devono capire che usare arma nucleare non è che tu puoi parlare o usarla così come tu la usi, ma io non riesco neanche a pensare di questo. Quindi loro, come dice Putin, è una frase di lui, io non voglio vedere il mondo o è difficile immaginare il mondo senza la Russia. Quindi l'unica cosa di cui pensa lui è sempre lui, non la Russia. E quindi mi pare che lui può fare questo passo con l'arma nucleare. Però è chiaro che poi Ma diventa, no, un punto di non ritorno nel momento in cui si comincia, lui. forse dovrebbe rileggere Einstein che disse che la quarta guerra mondiale, se ci fosse una terza, sarebbe combattuta con le pietre e le lance, no? Quindi per dire che torneremmo alla preistoria, perché il mondo, una terza guerra mondiale combattuta col nucleare farebbe estinguere un po' l'umanità, questo dovrebbe capire Putin, no? Si è bloccata forse, Irina. Allora, andiamo, non so se la dottoressa Fabbroni anche, c'è la dottoressa Fabbroni, con lei volevo proprio chiedere questo, abbiamo sentito anche delle torture. Allora, uno, la guerra, per carità, c'è, il saggio dice la guerra è guerra, no? Tutto è lecito, in guerra o in amore, però tra eserciti, no? Quando si scontrano ci sono battaglie, è chiaro che poi ci sono situazioni differenti a seconda dei caratteri delle persone, chi è più umano, chi è meno umano. Ma l'infliggere torture, come ci ha raccontato Irina, anche e soprattutto a civili, cioè, è veramente violenza gratuita senza senso. Dove scaturisce nell'animo umano questa cattiveria, dottoressa? Cioè, Ma ce l'abbiamo sicuramente dentro, è nasce. insita e poi esplode, oppure è tipica di alcune parti del mondo? È tipica sicuramente, no, più che di alcune parti del mondo, È tipica sicuramente è tipica dell'uomo. di alcune persone che hanno una determinata struttura di personalità, quindi hanno bisogno comunque di riversare la propria aggressività nell'altro e fare in modo, e tra l'altro quell'aggressività molte volte
si trasforma in piacere, questo, no? La tortura comunque che io infliggo a te, per me è quella sorta di piacere, insomma, è una sorta di violenza che Cioè, noi se l'Italia agiamo entrasse, verso anche l'altro. l'Italia avrebbe gente così crudele? Crudele? Beh, sicuramente sì, credo di sì. Poi, chiaro, non ne ho la certezza, ma immagino In l'animo passato umano lo siamo comunque, stati, abbiamo voglio dire, usato le armi chimiche in Etiopia, per carità. esatto, quindi insomma la storia parla, per cui ecco, non è quello, ma lei pensi bene che comunque anche la violenza che una persona agisce sull'altro è comunque un'aggressività, anche quella è una tortura che noi infliggiamo a un altro essere umano, insomma, non è che dobbiamo aspettare per forza una guerra affinché una persona con una determinata caratteristica, una determinata personalità o un determinato vissuto possa agire in questo modo. Poi è chiaro, di fronte a un conflitto bellico e a una guerra come stiamo assistendo in questi mesi, è chiaro che diventa ancora di più planetaria, cioè c'è una maggior, come dire, manifestazione di aggressività, le situazioni sono molto molteplici, non è la singola violenza che può accadere tra due persone o una persona all'interno di un gruppo, insomma. Per cui questo ci mette di fronte a quello che è purtroppo anche il genere umano, perché voglio dire, come dice lei, la storia parla, ci ha raccontato, ci ha tramandato, ci ha fatto vedere e vivere anche indirettamente attraverso quello che noi studiamo, eventi drammatici. Basta soltanto pensare all'Olocausto, a tutto quello che ha portato, insomma, ancora oggi ne parliamo, ancora oggi comunque ricordiamo quell'evento. E se ci fermiamo lì, quando poi la vostra inviata parlava di queste piccole celle di 12 metri quadrati in cui sono stipate queste persone, insomma, il ricordo a quello che è stato il conflitto, la Seconda Guerra Mondiale, è un attimo, insomma, Treni per in cui, Auschwitz che voglio dire, erano esatto, pipatissimi. io ricordo il mio professore all'università, che lui è stato un deportato, che aveva il numero inciso nel suo braccio, che mi raccontava comunque quel vissuto, quell'esperienza drammatica a cui veramente non ci sono parole. Poi pagheranno i colpevoli? Beh, io penso una cosa: pagheranno, chissà se pagheranno, e se pagheranno passeranno tanti anni. Il problema è qui ora adesso, perché quella sofferenza c'è qui adesso, cioè quelle immagini che abbiamo visto di quel genitore che piange il corpo del figlio, e ce ne saranno sicuramente molto altre, perché si parla di una guerra. Immagino che comunque c'è a quel genitore quello che potrà accadere fra X anni, se qualcuno pagherà, cioè non ridarà mai il figlio e non ricucirà mai quella sofferenza, insomma. Per cui ecco, io credo che forse il passo va fatto prima. Oggi poi abbiamo la capacità anche di individuare attraverso la tecnologia l'obiettivo. Mi chiedo perché dobbiamo andare a toccare i civili. Cioè, se ci sono determinati siti in cui, voglio dire, il conflitto si può agire, lo possiamo mirare. Non capisco perché si debba, come ha raccontato la sua inviata, comunque fare delle atrocità di questo genere. Però purtroppo sono sempre le menti umane, e le menti umane hanno tutte le loro variegate sfaccettature, con tutta quella che è la loro modalità di intendere e di vivere una determinata cosa, e anche di decidere di scegliere. Grazie a Irina Gulei, che mi dicono è difficile ora da raggiungere, almeno per salutare la nostra corrispondente dall'Ucraina, che ovviamente poi avrete modo di seguire attraverso quelle che sono le finestre informative, i TG di Cusano Italia TV, e la riavremo ospite domenica prossima qui con un altro appuntamento con l'Osservatorio sui crimini di guerra. E grazie alla dottoressa Barbara Fabroni, psicoterapeuta e giornalista. Anche lei l'appuntamento alle prossime puntate di Crimini e Criminologia. Buon proseguimento di serata e buonanotte. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa Fabroni. Tra poco altro spazio, altra rubrica di Crimini e Criminologia, questa storica, la Galleria degli Orrori. E oggi parleremo